Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telebari da Roberto Maggi. In primo piano un incidente mortale è avvenuto questa mattina verso le ore 11 in pieno centro a Bari su Corso Vittorio Veneto, angolo Piazza Massari. Nell'impatto tra un motoveicolo e un'autovettura Renault ha perso la vita il conducente del motoveicolo, un 39enne. Nonostante i soccorsi siano arrivati sul posto, il tentativo di rianimare il giovane su strada. Sul posto anche il magistrato di turno per gli accertamenti rilievi a cura della polizia locale di Bari, trasportato pure di 39 anni, è in trattamento invece presso l'ospedale di Venere, ma le condizioni non sono preoccupanti al momento. Entrambi trasportati sull'automezzo sono di nazionalità polacca, identificata e rimasta sul posto a disposizione degli inquirenti la donna al volante dell'autovettura coinvolta nel sinistro. Sono in corso ulteriori accertamenti. E parliamo ora invece del decreto Natale. Quali sono le misure annunciate ieri sera in diretta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Una decisione è arrivata in tarda serata dopo una lunga concertazione, un decreto-legge, non un DPCM, che fissa regole molto stringenti per tutto il periodo di Natale nel tentativo di impedire una terza ondata in piena campagna vaccinale. Il presidente Conte ha illustrato le attese misure che saranno in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio, periodo entro il quale saranno vietati gli spostamenti da regione a regione. Ma il nuovo decreto comporterà soprattutto l'istituzione di una zona rossa su tutto il territorio nazionale nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, con l'obbligo di restare a casa salvo motivi di lavoro, salute e necessità. L'unica deroga sarà la possibilità di ricevere in casa al massimo due persone tra amici e parenti nell'intervallo compreso tra le ore 5 e le 22, più eventualmente i figli entro i 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti. Un piccolo margine per le festività in famiglia, insomma, seppur in forma ristretta, con la raccomandazione di prendere tutte le precauzioni possibili. In questi giorni rossi resteranno chiusi i negozi, centri estetici e poi bar e ristoranti, salva naturalmente la possibilità di fare asporto entro le 22 consegne a domicilio. Potranno aprire supermercati, negozi di alimentari e beni di prima necessità, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiese e luoghi di culto saranno invece aperti, sempre nel rispetto delle regole di distanziamento fino alle 22. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio tutta l'Italia sarà invece da considerare zona arancione, con divieto di spostamento al di fuori dei propri comuni, fatta eccezione per quelli fino a 5.000 abitanti per i quali sarà consentito lo spostamento entro i 30 km, ma non verso i comuni capoluogo di provincia. In queste giornate chiusi bar e ristoranti, salvo sempre asporto e domicilio, mentre i negozi saranno aperti sino alle ore 21. Il provvedimento, infine, prevede già al suo interno le misure di ristoro per le attività che resteranno chiuse in questi giorni. Le somme saranno direttamente erogate ai destinatari stabiliti, ha spiegato Giuseppe Conte. E restano comunque molti dubbi sull'interpretazione delle norme. Come sempre, quando sono arrivati i decreti del governo in questa pandemia, la nostra Maria Alessia Sforza è stata per le strade della città per sentire un po' qual è il parere e soprattutto che cosa ne hanno capito i baresi. Ascoltiamoli. Questo nuovo decreto Natale l'avete capito? In parte, non del Abbastanza. tutto. Ci sono alcune cose strane, del fatto dei giorni rossi, poi arancioni, non capisco il 4 gennaio che significa zona arancione, sinceramente. Non la capisco, devo capire bene, però non riesco ancora a capire la situazione. Io sarei stato un po' più d'accordo su fare zona, diciamo, zona rossa dal 24 fino al 6. Sono sempre le stesse cose. Basterebbe chiudere, vuole chiudere, chiudesse e risolviamo tutto. Io sono una persona che lavora nel turismo e quindi anche nel turismo non hanno fatto capire niente, quindi da ciò che ho capito che dobbiamo essere da soli. Vista la quantità di persone, diciamo, che in questo momento circola, penso sia giusto così. Dobbiamo evitare un po', insomma, dobbiamo cercare di tutelarci noi e tutelare gli altri, quindi staremo in casa. Io almeno per stare un po' più tranquilli durante il periodo natalizio, penso che
per ora vada bene un po' così. Bisogna fare qualcosa, se no andiamo tutti al mare. Poteva anche essere più severo. E nonostante le limitazioni e i controlli, molti baresi hanno scelto di scendere in strada per fare shopping questa mattina. Vediamo un po' com'è andata la mattinata. Decine di controlli in tutto il centro città, la polizia locale che fa alzare un gruppo di anziani dalle sedute in marmo di via Sparano. L'ultimo weekend prima del più insolito dei Natali comincia così, con le strade assaltate per gli acquisti, lo ricordiamo quest'anno niente corsa all'ultimo regalo della mattina del 24, e tante file per evitare il sovraffollamento all'interno dei negozi. Abbiamo delle pattuglie che sono state disposte nei vari momenti, mattina, pomeriggio e serali, per evitare sia quanto vietato nell'ordinanza sindacale che per quanto vieta il DPCM stesso, quindi stazionamenti, assembramenti, mancato utilizzo della mascherina. Già in vigore, come detto, l'ordinanza del sindaco Antonio De Caro, che oltre al divieto di stazionamento per i giorni festivi e prefestivi, prevedeva il divieto di consumazione nei luoghi pubblici aperti al pubblico già dalle ore 11, compreso l'asporto di bevande. Un provvedimento spiegato dallo stesso primo cittadino che venerdì sera ha scelto di fare un giro nelle zone di maggiore assembramento in prossimità dei locali. Sto facendo vedere che dopo le 18 non si possono consumare alimenti e bevande, però state tutti qua. Ho fatto il divieto di somministrazione per le bevande. Ho dovuto smontare le panchine, non per un piacere particolare, le abbiamo smontate perché le forze dell'ordine si lamentano del fatto che le zone dove c'è più assembramento sono più difficili da controllare, sono proprio la zona del lungomare vicino Lumbertino e Corso Vittorio Emanuele, quindi visto che la multiservizi comunque periodicamente smonta le panchine per fare la manutenzione, le hanno chiesto di smontarle in questo periodo, stanno facendo la manutenzione prima del periodo previsto, però questo è quello che succede nei giorni normali. E proprio in questi minuti è arrivato l'ultimo bollettino epidemiologico, sono 1.382 i nuovi positivi in Puglia su 10.848 test registrati, 26 decessi di cui 18 in provincia di Bari. E ieri sera l'assessore alla sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, è intervenuto nel nostro telegiornale per spiegare un po' sia come si procederà per le vaccinazioni anti-Covid nelle prossime settimane, si inizierà subito con gli operatori sanitari, sia per quel che riguarda le limitazioni previste dal governo per le giornate di Natale. Ascoltiamo le sue parole. Nella fase 1 saranno vaccinati gli anziani nelle case di riposo, nelle RSA, nelle RSSA, poi si andrà via via giù con l'età, dagli anziani in giù, poi le altre categorie che sono le categorie in lavori di pubblica utilità, poi ci saranno gli insegnanti e via via tutti i cittadini italiani. Ora, scandire quali saranno le date per il momento è impossibile, perché non sappiamo quando le diverse aziende avranno l'autorizzazione alla produzione del vaccino, alla distribuzione, però io sono abbastanza confidente che in primavera arriveranno quantitativi di vaccino per vaccinare un po' tutti. Oggi alle 7 c'erano quasi 10.000 adesioni, quindi gli operatori sanitari hanno già risposto molto bene a questa prima chiamata. Ne approfitto per tutti coloro che non l'abbiano ancora fatto di collegarsi al sito della Regione Puglia e dare la propria adesione. C'è tempo fino alla mezzanotte di domenica. In ogni caso terremo aperto questo portale fino alla fine del mese, così magari se qualcuno ancora non è convinto nel corso dei prossimi giorni si dovesse convincere, avrà sempre l'opportunità di aderire alla campagna e quindi poi sarà chiamato per la vaccinazione. Passeggiare con una mascherina non comporta nessun rischio particolare. Quello che non bisogna fare è fare i capannelli, perché nel capannello è inevitabile che poi la mascherina si abbassa, si fuma la sigaretta, se magari si è in prossimità di un bar, magari si beve qualche cosa insieme e quindi siamo vicini, ci scambiamo la stretta di mano, eccetera, eccetera, eccetera. Dobbiamo cercare di essere attenti soprattutto ai nostri anziani, passare molto tempo al chiuso con pranzi penso che sia sconsigliabile. Magari passiamo per un saluto, cerchiamo di tenere di indossare la mascherina, di lavare come al solito e disinfettare spesso le mani, insomma cerchiamo di essere prudenti. Se noi seguiremo queste indicazioni, il governo ci sta dando un'indicazione chiarissima al rigore,
sono sicuro che nelle prossime settimane noi continueremo a vedere questa diminuzione fino ad una situazione come quella che abbiamo visto alla fine della primavera scorsa, cioè con un virus ormai sotto controllo. E adesso è venuto il momento di collegarci con la nostra redazione web. Tiziano Tridente, vengo da te. Sì, eccoci Roberto, buon pomeriggio. Siamo all'interno del nostro sito internet e oggi raccontiamo di ben 200 libri donati al Policlinico di Bari dalla scrittrice Chiara Gamberale con l'obiettivo di creare una biblioteca per i pazienti ricoverati nei reparti Covid. A marzo mi ha scritto una mia lettrice, racconta Gamberale, fa la rianimatrice al Policlinico e mi ha raccontato le sue notti e i suoi giorni in ospedale. Alla vigilia di questo Natale così particolare mi è tornato in mente, sono stata io a scriverle per chiederle cosa potessi fare. Abbiamo pensato a questa iniziativa, spiega ancora la scrittrice, così ho contattato una libreria di Bisceglie a me molto cara e abbiamo scelto insieme i libri per creare la nuova biblioteca. Un'iniziativa lodevole non solo per i pazienti, commenta Vincenzo Palmieri, responsabile dell'area Covid di medicina interna, ma anche per gli operatori sanitari che passano qui tanto tempo e che adesso magari potranno prendere un libro anche solo per sfogliarlo e distrarsi per qualche minuto. A te. E a Natale, soprattutto in questo Natale, serve solidarietà per i più bisognosi. I motociclisti delle associazioni Vite Moto e Vespa Club, gli educatori di strada, si sono dati appuntamento questa mattina in Piazza Chiurlia per iniziare a distribuire le oltre 1000 scatole gentili natalizie donate dai cittadini per le famiglie in difficoltà e senza fissa dimora. Maria Alessa Sforza. Educatori e motociclisti vestiti da Babbo Natale insieme per portare doni a domicilio nelle strutture di accoglienza notturna e nei centri diurni del welfare. Al via da questa mattina la distribuzione delle oltre 1000 scatole gentili natalizie raccolte dal 15 al 17 dicembre su iniziativa dell'assessorato al welfare per regalare un dono personalizzato a famiglie, anziani e persone che vivono in situazioni di fragilità. Un'iniziativa che ha visto coinvolti tanti cittadini che negli scorsi giorni hanno potuto lasciare i loro doni nei 26 punti di raccolta presidiati dai volontari e dagli operatori. Dei cibi natalizi confezionati ai prodotti per l'igiene personale e domestica, ma anche libri, giochi e indumenti, accompagnati dai messaggi di auguri che gli stessi donatori hanno voluto rivolgere a chi li riceverà per non farli sentire, anche durante queste festività natalizie, mai soli. Le scatole personalizzate verranno distribuite anche nei prossimi giorni, fino a Natale, dai volontari, dagli educatori e dai motociclisti delle associazioni Vita in Moto e Vespa Club. L'idea è stata quella di creare più che altro un Natale di vicinanza pur nel rispetto delle distanze, specialmente verso tutte quelle persone che rimarranno come gli anziani e rimarranno soli e si sentiranno soli in questo particolare momento. Sono oltre 1000 i pacchi, da oggi inizia la distribuzione grazie a Vita in Moto, motociclisti di Vita in Moto e di Vespa Club e poi di tutti e degli educatori di strada che da ieri stanno distribuendo pacchi, distribuendo scatole gentili ad anziani e famiglie e continueranno nei prossimi giorni. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, l'informazione di Telebari però prosegue sui nostri canali social, sul nostro sito www.telebari.it. A tutti un buon proseguimento di giornata. Meteo è offerto da Oropan. Amici Trebi Meteo, un ben trovati da Luca Pace. Giornata di domenica che vedrà l'azione di due diverse perturbazioni sull'Italia. La prima piuttosto debole di origine atlantica, la seconda invece risalita dal Nord Africa, porterà fenomeni anche intensi sulle due isole maggiori. Vediamo nel dettaglio appunto le precipitazioni attese. Sin dal mattino deboli piogge potranno interessare le regioni di nord-ovest, ma anche in parte quelle dell'alto versante tirrenico. Vedete invece questi rovesci e temporali risalita sul canale di Sicilia. Nel dettaglio ecco la previsione per quanto riguarda l'Italia, vedete condizioni di cieli molto nuvolosi un po' su tutta la nostra penisola, piogge in genere di debole intensità interesseranno le regioni di nord-ovest ma anche la Liguria e l'Alta Toscana, in risalita invece piogge anche intense sulle estreme regioni meridionali, specie sulla Sicilia, potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Temperature, come notate, decisamente gradevoli per il periodo, le massime potranno ancora una volta toccare i 15-17 gradi sulle regioni del sud. Con questo è tutto, ma ulteriori dettagli vi aspettano come sempre scaricando la nostra app gratuita Trebi Meteo.
Il meteo è offerto da Oropan.